Si lavora sotto traccia per adesso al fine di costruire una squadra che possa ben figurare nel prossimo campionato di Serie D. Il Gela sta sondando il mercato per poi, quando sarà il momento, piazzare i colpi giusti in entrata. Si è tanto parlato di un ritorno in biancazzurro dell'attaccante Rodrigo Franziella. Il direttore sportivo del club, presieduto da Angelo Tuccio, Giovanni Martello, nega qualsiasi trattativa. Io non credo che Franziella faccia parte del progetto Gela Calcio, non, assolutamente, smentisco categoricamente. Noi abbiamo altre idee, altre prospettive, altri profili di giocatori assolutamente validi che faranno parte del Gela Calcio. Però Franziella, devo essere chiaro ed esplicito, non rientra nei progetti del Gela Calcio. In questi giorni si è anche parlato del bomber Maurizio Nassi. Lascia o raddoppia con la casacca biancazzurra? Nassi è d'obbligo che faccia parte del progetto. Ci stiamo incontrando in questi giorni. Maurizio è un professionista serissimo. È intenzione nostra riconfermarlo. È parte integrante del progetto Gela Calcio. Ci stiamo incontrando, stiamo presentando le nostre proposte, però è chiaro che i matrimoni si fanno in due, quindi sicuramente, però sono certo che c'è la volontà da parte di continuare insieme. Ma della vecchia guardia, direttore, di coloro i quali hanno vinto il campionato di eccellenza, quanti ne rimarranno? Bonaffini, Campanaro, Nassi, Vincica, Alma, sono tutti ragazzi che noi riteniamo utilissimi alla causa del Gela Calcio. Ripeto nuovamente, ci stiamo parlando, stiamo illustrando i nostri programmi, le nostre proposte. Abbiamo tutta la voglia che questi ragazzi rimangano con noi, però mi dispiace ripetermi, i matrimoni bisogna farli in due e quindi anche da parte loro ci deve essere la voglia di continuare a vestire la maglia biancazzurra.